Salve gente e benvenuti sul canale YouTube Max California 86. Non so se si è capito dalla intro iniziale, ma ho deciso di parlarvi di una serie TV Rai. Di solito non guardo i prodotti televisivi della TV in chiaro, però questa serie di cui vi parlo oggi mi ha incuriosito fin dai primi spot che sono stati trasmessi e sto parlando di Leonardo la serie, sul genio di Leonardo da Vinci, vissuto tra Firenze, Milano, diciamo un po' in giro per l'Italia. Comunque ve ne parlo dopo la sigla. Leonardo la serie narra una parte della vita di Leonardo da Vinci, come i suoi inizi nel mondo dell'arte a Firenze, nella bottega del Verrocchio, interpretato da uno straordinario Giancarlo Giannini, e a Milano alla corte di Ludovico Sforza. Ci vengono mostrati alcuni dipinti e invenzioni più importanti. Nel corso dei 10 episodi della serie, Leonardo si innamora di Caterina da Cremona, una donna che inizialmente era una sua modella. Questa è una serie ben diversa da quelle che abitualmente vengono trasmesse sulla Rai, quindi ha più un respiro internazionale. Il protagonista, Leonardo da Vinci, è interpretato da Aidan Turner, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Kiki, un nano giovane nella saga dello Hobbit. Ludovico Sforza è interpretato da James Darcy, che è diventato famoso grazie alle sue interpretazioni del primo tenente Pallings in Master e Commander, poi di Anthony Perkins in Hitchcock del 2012 e del colonnello Winnant in Dunkirk di Christopher Nolan. Poi abbiamo Caterina da Cremona, interpretata da Matilda De Angelis, giovane promessa del cinema italiano, conosciuta al grande pubblico per film come Veloce come il vento, il premio diretto da Alessandro Gassman con Gigi Proietti, Una vita spericolata, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sidney Sibilia e con Elio Germano, e la serie TV The Undoing, dove recita insieme a Hugh Grant e Nicole Kidman. Un altro personaggio importante in questa serie è Stefano Giraldi, un ragazzo che lavora presso il Podestà di Milano e che dovrebbe incriminare Leonardo da Vinci per un omicidio, ed è interpretato da Freddie Highmore, diventato famoso grazie a due serie come Bates Motel e The Good Doctor. In questa serie ci sono delle inesattezze per quanto riguarda la vita di Leonardo da Vinci. Nei primi episodi, quando Leonardo da Vinci si trova nella bottega del Verrocchio, vediamo che il suo maestro è un po' invecchiato, mentre
Nella realtà aveva sui 40 anni, mentre Leonardo, quando arrivò nella bottega del Verrocchio, era abbastanza giovane, mentre nella serie ha più di 40 anni e quindi è in là con l'età. Poi Caterina da Cremona è un personaggio inventato dagli sceneggiatori della serie, perché nella realtà non è mai esistita. L'unica donna nella vita di Leonardo da Vinci con il nome di Caterina era la madre. Diciamo che non solo sul piccolo schermo, ma anche sul grande schermo, sono pochi i biopic che riprendono fedelmente la realtà e quindi narrano fedelmente le vicende di un personaggio storico. Il 70-80% dei biopic che arrivano sul grande schermo non raccontano fedelmente la realtà e i fatti come realmente si sono svolti. E comunque, grazie alle interpretazioni di grandi attori, alcuni biopic sono stati candidati anche agli Oscar. Questa serie la consiglio se siete appassionati di biopic e serie TV sulla vita di grandi personaggi. Potete recuperare la prima stagione di Leonardo la serie su Prime Video dal 28 aprile, mentre se volete vederla in questi giorni potete trovarla su RaiPlay. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un like, un commento. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. Nei commenti fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se avete apprezzato la prima stagione di Leonardo la serie. Se apprezzate prodotti di questo tipo sia al cinema che sul piccolo schermo e quali video volete vedere qui sul canale YouTube Max California 86 nelle prossime settimane. In descrizione trovate i link ai miei profili social di Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, nel quale trovate il mio gruppo Max California 86, al quale potete tranquillamente iscrivervi. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube Max California 86.